l'importanza della stagione che ci aspetta, Sandro? Sì, questo era già si sapeva già prima, perché venire a giocare al Milan qualsiasi stagione è la più importante, quindi il mister ha trasmesso una carica in più a me e mi ha spiegato nei minimi dettagli cosa ci sarà da affrontare partita per partita, e come al solito mi sono fatto trovare pronto e mi farò trovare pronto nel momento del bisogno. Senti Sandro, nonostante tu sia molto giovane, hai già ricevuto molti elogi, molte investiture nel corso della tua carriera, che è all'inizio in ogni caso. Al Brescia hai gestito tutto con molto equilibrio, al Milan è tutto molto più amplificato. Ti senti pronto ad affrontare anche questo aspetto? Sì, perché come parlavo con mia mamma e mio papà, come ho detto, se riesci a non diciamo a respingere gli elogi quando sono pochi, ce la fai anche quando sono grandi, perché quando ne hai pochi cerchi di, diciamo, non so come dire, di metterti in mostra, perché hai pochi elogi e vuoi essere, diciamo, il migliore. Però se tu hai la forza di respingere questi elogi che ti danno, secondo me sei ancora più forte da poter respingere tutto e di pensare solamente al campo. Sky. Cellino, una settimana prima che si chiudesse la trattativa, ha detto il Milan l'ha scelto soprattutto Tonali. Ci racconti se davvero con forza hai voluto, hai chiesto, era proprio la maglia che volevi indossare? Sì, era la maglia che volevo indossare da un po' di tempo, e con Cellino avevo un ottimo rapporto. Parlavamo poco, parlavamo molto in campo, era una persona che è una persona che capisce molto di calcio e capiva molto me, e sin dal primo giorno mi ha detto, mi ha chiesto, fai la tua scelta, che io faccio quello che mi dici tu, non c'è bisogno di, non guardo nessuno in faccia, ascolto solo te, e ha mantenuto la parola, e l'ho chiesta io al presidente, e ho chiesto se poteva fare questo sforzo nei miei confronti, che alla fine lo ringrazio moltissimo, però mi è venuto incontro e si è dimostrata una persona super. Chi ti conosce sa che guardi poco le TV, leggi pochi giornali, perché vuoi andare subito al sodo e vuoi già passare alla fase successiva, allo step successivo, cioè adesso il campo. Come hai vissuto questa settimana di enorme mediaticità, dove si parlava tutti noi, i giornali, di questa favola che diventava realtà? Ma non l'ho... ci ho fatto poco caso, perché l'unico mezzo che mi veniva agli occhi era il telefono, perché la tele non l'accendo mai. L'unica cosa che guardo è forse il telegiornale, però non campo, casa, e cerco di tapparmi le orecchie, non ascolto niente, non guardo niente. Guardo sicuramente, ho guardato la mia presentazione, però dopo ho smesso, dovrò ascoltare a fine anno tante parole. Sarà un Milan bello, ambizioso, cioè ora si parla di campo, no? Intanto quali sono state le tue emozioni, le prime impressioni a contatto con una squadra che è ovviamente di un livello diverso rispetto a quella nella quale hai giocato fino a poche settimane fa? Ma il livello è molto alto e c'è la voglia di fare bene e di vincere, perché vittoria, dopo vittoria c'è un'altra vittoria, quindi già i compagni partire da Ibra ti trasmette questa voglia di vincere, questa voglia di giocare, di non sbagliare mai, che è una cosa molto importante, e questa ti trasmette a giocatore a giocatore, e anche essendo molto giovane questo gruppo, vedo che questa voglia c'è anche nei giocatori più giovani, che questa è una bellissima cosa. E poi la qualità è molto alta e abbiamo voglia di smettere, di iniziare sul campo e di iniziare a fare vedere quello che sappiamo fare. Sandro, il Milan è atteso a Dublino dallo Shamrock Rovers, a San Siro lunedì prossimo dal Bologna. Tra i primi allenamenti e il test che abbiamo avuto proprio con il Brescia, hai colto la voglia della squadra di farsi trovare pronta ai primi appuntamenti ufficiali della stagione? Sì, siamo già pronti, come abbiamo visto nelle prime amichevoli che abbiamo fatto. Sicuramente c'è un grande spirito da queste amichevoli. Sicuramente una partita ufficiale sarà molto diversa, ma sarà molto diversa perché ci sarà ancora più voglia di giocare, di spaccare il mondo, quindi siamo pronti a far tutto.
Brescia giocavi a tre a centrocampo, Stefano Pioli nel 2020 ha varato un 4-2-3-1 che per noi è stato importante. Ecco, sentir parlare di sistema di gioco per te è un aspetto importante o sei pronto ad interpretare ogni tipo di assetto, Sandro? No, il modulo è l'ultima cosa che non è molto importante, importante saper stare in campo comunque. Con a tre, a due a centrocampo, un mediano solo, due mediani, la stessa identica cosa, comunque si entra sempre in campo per dare il meglio e si cambia modulo, non cambia assolutamente niente. C'è un consiglio fra quelli che ti ha dato magari tuo fratello Enrico o magari che ti ha dato il tuo caro amico Torregrossa? C'è un consiglio che magari puoi raccontarci o che sicuramente seguirai, Sandro? No, ce ne sono parecchi che seguirò, ma uno dei consigli è stato quello del presidente Cellino, che mi ha detto di restare come sono adesso e di giocare come se stessi giocando nel Brescia, di non guardare fuori, di non guardare stadio, non stadio, di giocare come sai giocare, che sicuramente farei bene, farei quello che sei capace di fare. Questo è uno dei consigli che seguirò molto, perché viene da una persona cui la stimo e abbiamo avuto dei rapporti molto belli. Che effetto ti ha fatto sapere quando l'hai saputo c'è il Milan che ti sta cercando, Sandro, e l'effetto che ti ha fatto parlare per la prima volta con chi poi è stato l'artefice, Maldini e Massara, soprattutto insieme a Cellino, di questa operazione? L'effetto è stato, come ho già detto tante volte, è stato bellissimo. E il primo impatto, quando abbiamo capito che c'è la possibilità di trasferirsi qui al Milan, ho chiuso, diciamo, le porte a tutti. Cioè il Milan, devo andare al Milan per forza. E questo è stato il mio primo pensiero, che è quello che ce l'ho avuto fino all'ultimo giorno in cui c'è stato il trasferimento. Il mio pensiero era quello di volere venire al Milan e così è stato. E poi la prima volta che ho conosciuto il direttore è stata una cosa... Visti in televisione sempre e visti giocare è una cosa, e poi adesso lavorarci insieme è una cosa fantastica. Ed è stato anche bello, fantastico, emozionante quando hai parlato con Gattuso. Cioè, la 8 davvero l'hai presa per lui, perché era davvero il tuo idolo da piccolino? Sì, era il mio idolo da piccolino e ho preso la 8 perché innanzitutto era una delle maglie che era libera e poi era una delle maglie che era libera, era tra quelle, era la migliore di una persona, di un giocatore che è stato il mio idolo e lo è ancora adesso da allenatore, perché è ancora una persona fantastica. E ho scelto quel numero anche perché ha vari significati nella mia vita, quindi diciamo che era quello, il numero perfetto che potevo scegliere. Sandro, l'ultima partita che il Milan ha giocato in Champions League risale al marzo del 2014, fra qualche mese saranno 7 anni. Qual è, secondo te, nei primi giorni, nei tuoi primi passi, la prima cosa che dobbiamo fare per tornare in Champions League? Sicuramente allenarsi come stiamo facendo, perché le vittorie passano dagli allenamenti. L'allenamento è la chiave per poter iniziare un cammino veramente importante. Negli ultimi 6 mesi di stagione è stato molto difficile allenarsi, prima per la quarantena, dopo perché avevi 15 partite in un mese, quindi era molto difficile potersi allenare. Quindi da adesso che hai una stagione, un anno intero, una partita ogni 5 giorni, 4 giorni, è leggermente più semplice e riesci a avere molti più giocatori in squadra, e questo facilita leggermente le cose. Comunque la miglior cosa è passare partita per partita, pensare solo alla partita che deve venire e dare tutto in quella partita lì, così si potrà andare avanti. Sandro, inizio a girarti le domande che sono arrivate da altre testate giornalistiche e da altri colleghi. Un po' ne hai già parlato adesso, però Milan News ti chiede di entrare un po' nello specifico. Tu avevi già incontrato Paolo Maldini quando era alla Lombardia 1 e Cristian e Daniel giocavano lì e lui insomma seguiva spesso i suoi figli. Che effetto ti fa ora giocare con Daniel nel Milan
ed essere a stretto contatto con Paolo dopo quei ricordi alla Lombardia 1? Giocare un po' meno, perché in campo diciamo che non guardi in faccia a nessuno, è tutto molto diverso, fa più effetto magari vederlo nello spogliatoio, vederlo in palestra, tutte queste cose qui. Diciamo all'inizio è stata una forte botta passare a lavorare con Maldini, quindi l'effetto è bellissimo, come ho detto prima. Questa è una domanda che arrivava anche dai colleghi del Corriere dello Sport. Carlo Pellegatti invece ti chiede delle partite che hai visto del Milan, le partite storiche che hai visto del Milan da giovane tifoso, quale vorresti rigiocare? Una finale con Liverpool, finale di Manchester, sono varie partite, soprattutto di Champions, ma anche mi ricordo che era allo stadio una partita Milan-Chievo che fece gol Seedorf nel recupero sotto l'incrocio. Era stata una delle partite brutte, ma allo stesso modo che ha dato una carica immensa vedere lo stadio svuotarsi nei minuti di recupero e sentire comunque un boato allucinante al 95esimo dopo il gol di Seedorf. Quella è una delle partite belle con tante emozioni. Marzo 2010. Sandro, hai giocato spesso? Mi chiedono, Seedorf era in panchina, Leonardo gli dice: vuoi entrare? Io, sei pronto? Io sono nato pronto. Così. Risposto classico. Si è perso nei ricordi. Sì. Allora, Sandro, Tutto Sport ti chiede: hai giocato spesso in una linea di centrocampo a 3 o a 5? Pensi di poterti adattare facilmente al sistema gioco a 2 di Mister Pioli alla luce delle tue esperienze? Sì, perché ho iniziato la prima stagione che ho fatto a Brescia in Serie B, ho iniziato a 2 a centrocampo. Quindi diciamo che i movimenti e le fasi di gioco le so, perché alla fine sono sempre quelle. A 3 è leggermente più... passa molto più gioco da te, perché sei l'unico mediano con magari le mezzali che si abbassano. Comunque a 2, avendo già giocato, è più semplice, ricordo i movimenti sono a 2, sono più legati con un tuo compagno, quindi devi lavorare molto con lui, però sicuramente non mi farà effetto, sono già abituato a questo. Sandro, i colleghi di Radio Rossonera ti chiedono di raccontare, se puoi, i primi minuti non appena hai saputo della trattativa fra Milan e Brescia. Cosa hai fatto, dove eri, quali erano i tuoi sentimenti e se hai magari chiamato qualcuno per condividere l'emozione? No, ero a casa e non ho fatto assolutamente niente, ho continuato la giornata uguale, perché me ne sono arrivate parecchie di messaggi così, quindi ero sicuramente tranquillissimo e a fine... La sera del giorno dopo ho chiamato il mio procuratore con calma. Sicuramente non ho chiamato nessuno, non ho parlato con nessuno. I colleghi di Telelombardia ti chiedono se puoi confermare che eri davvero vicinissimo all'Inter e come hai vissuto poi invece l'inserimento nel mood, nel clima del Milan. Ma questo l'ha trattato molto il mio procuratore, lasciandomi fuori da questi affari per tenermi la testa molto libera. Quindi io sono rimasto lontano da tutto, ho fatto, dopo le mie vacanze sono rimasto a casa, non parlavo da 10 giorni con il mio procuratore, quindi i rapporti erano molto, c'è molta fiducia tra me e lui, quindi lo facevo lavorare molto con calma, senza farmi avvisare per la minima cosa. Quindi poi appena ho saputo del Milan, lui sapendo della mia passione per il Milan, appena l'ha saputo mi ha sentito e ci siamo parlati un paio di giorni dopo. Comunque ho fatto lavorare lui da solo. Le ultime due domande, Sandro. Ancora Telelombardia, come è stato incontrare Ibrahimovic nello spogliatoio rossonero o in allenamento? L'ultima volta che l'avevo visto era la penultima, l'ultima l'anno scorso, la penultima era 10 anni fa, quindi allo stadio. In effetto... diciamo uno di quelli che mi ha colpito di più, perché è uno che ammiravo nel Milan e è una cosa, anche questa mi ha colpito moltissimo questo. Saper di giocare con lui è una cosa bellissima, lui è un idolo, è uno che
riesce a prendere tutto il Milan e portarlo verso la vittoria, caricarselo sulle spalle, quindi è sicuramente una persona da ammirare e da prendere esempio. L'ultima domanda, Sandro, arriva da Milan News 24. Per i tifosi del Milan sei subito diventato un idolo. C'è un messaggio particolare che vorresti, anche nella tua veste che ci hai raccontato di tifoso rossonero, mandare ad ognuno di loro, ad ognuno dei nostri tifosi? Sì, che bisogna vincere partita per partita, non guardare a cosa potremmo fare fra 6, 7, 8 mesi, ma bisogna guardare adesso giovedì, poi bisogna guardare la domenica, il lunedì, lavorare e portare, mettere mattone su mattone e costruire la nostra casa, che può essere il nostro fortino, e vincendo sempre partita su partita. Chiudiamo con Sky. Ti faccio le ultime due, una dal punto di vista personale. Visto che sei un ambizioso, sembri anche abbastanza freddo, riesci a superare tutto con estrema rapidità, ti sei dato un timing, cioè quando sarai pronto a livello mentale del Milan, o è un passaggio che conti di fare davvero, o hai già fatto nel giro di pochi giorni? No, quello no, sicuramente, perché stiamo lavorando sia a livello fisico sia a livello mentale, perché ero fermo da molto, e quindi raggiungere il 100% di me stesso sia dentro che fuori dal campo è una cosa complicata, però ci stiamo lavorando molto bene, quindi ogni giorno sono sempre più pronto e manca davvero poco. E l'ultimo invece è, vivendo ormai lo spogliatoio da 3-4 giorni, qual è il clima? Immagino bello, sereno, positivo. Se ne parla di questo famosissimo ormai da anni obiettivo Champions, cioè lo condividi? No, il clima nello spogliatoio, il clima sereno, ci vogliamo bene, che è la cosa più importante di tutte. La Champions non si può parlare adesso, perché sicuramente è un obiettivo, ma non è nelle nostre teste parlare di Champions adesso. Adesso dobbiamo parlare della partita che ci sarà giovedì, e poi più avanti si potrà parlare di tutto con estrema calma. Grazie a tutti.